Bentrovati con un nuovo appuntamento con Step, Economia e Territori, il format di Confindustria Toscana Sud dedicato all'analisi economica del territorio toscano, ma con uno sguardo poi ovviamente anche su tutte le tematiche nazionali. Come anticipato nella puntata scorsa, in queste puntate andremo anche a parlare post elezioni con coloro che andranno a guidare per i prossimi anni i comuni dei nostri territori. In molti casi si tratta di una conferma. Abbiamo sentito nella scorsa puntata il sindaco di Grosseto, il dottor Vivarelli Colonna, e apriamo questa puntata anche in questo caso con una conferma, quella della dottoressa Silvia Chiassai. Ben trovata, sindaco. Innanzitutto complimenti per questa importante conferma ai cittadini del suo comune. Con un voto molto importante, molto deciso, hanno confermato il suo operato e quindi sarà alla guida del comune per i prossimi anni. Intanto un po' la sua emozione, si aspettava questo risultato? Ma diciamo, io e la mia giunta abbiamo lavorato in maniera determinata, forte, con grandi passioni questi 5 anni, quindi speravamo in un esito positivo. Però sinceramente un risultato così netto è stata una grandissima emozione, una grandissima sorpresa, perché comunque il nostro comune ha cambiato colore politico solo da 5 anni, con la nostra elezione nel 2016. Questa volta essere scelti con determinazione con una sinistra che diversamente da 5 anni fa era unita è stata veramente diciamo, una risposta da parte dei cittadini che ha un valore storico, quindi una vera e propria, un vero e proprio premio, prezzo all'operato dell'amministrazione. Quindi il cittadino ha capito che quello che conta in un comune è come si lavora per il bene della città. A prescindere dalle appartenenze politiche, dalle aree politiche che si rappresenta, se un amministratore amministra bene, si premia l'operato. Quindi è stata una grande emozione, una grande soddisfazione, superiore alle aspettative. Allora, ovviamente come Confindustria ci interessa soprattutto quelle che sono le attenzioni al mondo delle aziende e al mondo dell'economia. Lei già in questo, nel precedente mandato ha avuto dei punti saldi su queste tematiche. Vorrei allora rifare un po' un excursus di ciò che è stato fatto e di ciò che vorrà fare proprio in tema di economia e attenzione all'azienda, al mondo produttivo nel suo territorio. Ma sì, noi abbiamo già lavorato in questi 5 anni, anche poi grazie alla veste che ricopro, oltre a quella di sindaco, di presidente della provincia di Arezzo, per cercare di creare quella sinergia che purtroppo ancora mancava nel nostro territorio tra le istituzioni e il mondo dell'impresa, inserendo un terzo tassello che è fondamentale, che è quello della formazione. Quindi a livello provinciale, a livello poi cittadino, abbiamo già intessuto importanti tavoli di lavoro tra le più grandi aziende del nostro territorio, perché noi rappresentiamo come provincia delle eccellenze a livello nazionale e internazionale in tantissimi settori, dall'elettronica al settore della moda a quella orafo. Quindi abbiamo, diciamo, eccellenze che abbiamo la fortuna di avere, ma che dobbiamo mantenere e sostenere, perché continuino a restare sul nostro territorio, continuino a investire per crescere e quindi dare posti di lavoro. E questo l'abbiamo fatto sia creando corsi di laurea ITS su misura in base alle esigenze di queste aziende, quindi dei settori che rappresentano queste aziende, perché, come dicevo, abbiamo la fortuna di avere un territorio virtuoso dal punto di vista imprenditoriale. Nonostante la difficoltà del momento storico, le aziende cercano giovani formati, non solo laureati, ma anche con diplomi specialistici, non riescono a trovare figure adatte. Quindi dobbiamo creare, e questo l'abbiamo fatto già in questo anno di pandemia, quell'opportunità formativa che i ragazzi del territorio possono cogliere e che vanno a dare risposte concrete alle esigenze di personale nelle aziende. Ma un'altra importante collaborazione, anch'essa già iniziata, è quella che abbiamo creato pochi mesi fa su Montevarchi, creando la Commissione Futura. Quindi abbiamo avuto l'adesione di importanti aziende del nostro territorio. Prima del mondo della moda Prada, abbiamo Zucchetti Centro Sistemi e tanti altri professori, eccellenze nel mondo della cultura, Bartolozzi,
dell'arte, del sociale, della scuola, per creare un tavolo che ci permetta di avere una visione ancora più alta per programmare il futuro dei prossimi 20-30 anni della nostra città, mettendo insieme, come dicevo, il mondo dell'imprenditoria, che ha una visione diversa da quella dell'amministrazione, e le amministrazioni, per creare progetti all'avanguardia, innovativi, che possono permettere sia alle aziende che ai cittadini, che alla nostra città, di crescere. Approfitto della sua presenza, sindaco, e del doppio ruolo appunto anche di presidente della provincia di Arezzo, per porle invece una domanda sul tema di emergenza legata alla pandemia, in particolare ovviamente con l'avvicinarsi del 15 ottobre, l'obbligo di Green Pass in tutti i luoghi di lavoro. Qual è un po' il polso della situazione che ci può illustrare? La situazione è particolarmente critica, questo va detto. Io temo che succederà. Ci saranno, diciamo, delle reazioni da parte del mondo dei lavoratori importanti nei prossimi giorni. Io lo vedo all'interno delle due amministrazioni che guido, ci sono dei lavoratori che non hanno intenzione, non si sono sottoposti attualmente a vaccino, del resto il governo non obbliga la vaccinazione, quindi c'è una libertà di scelta, alcuni dipendenti sposano questa libertà e si trovano in estrema difficoltà a effettuare appunto tamponi con una regolarità e una frequenza così stretta come previsto appunto per entrare addirittura nell'ambiente di lavoro. Questo crea problemi ai lavoratori, ma crea problemi anche alle amministrazioni. Io parlo appunto del mondo pubblico. Se un dipendente decide appunto di stare a casa, addirittura anche senza stipendio, per rispettare il proprio credo, la propria visione, e questa è un'opportunità che gli viene data, a me dal punto di vista amministrativo mi si ferma un settore, c'è il rischio proprio di bloccare i lavori, tra l'altro in settori importanti dove ci sono magari tempi da rispettare, penso ai lavori pubblici relativi appunto alle opere, ma così insomma in tutti gli ambiti amministrativi, quindi si stanno già creando delle forti tensioni tra il mondo dei lavoratori e i datori di lavoro, dove noi ci sentiamo di dover rispettare le direttive naturalmente del governo, ma dove c'è una fascia di popolazione che rischia comunque di essere in difficoltà, di mettere in difficoltà le amministrazioni o il mondo privato. Quindi è un tema secondo me molto delicato, che non è stato gestito con l'attenzione che doveva, e credo che nei prossimi giorni, in base appunto alle difficoltà che emergeranno, il governo debba trovare, diciamo, un aggiustamento a questa prima direttiva che ha dato. Allora, intanto io la ringrazio per la sua disponibilità, un'ultima domanda e poi la lascio, ma già in qualche modo prenotando un nuovo intervento nelle prossime settimane, proprio per dare visione in tutto l'ambito della provincia d'Arezzo su questa tematica. Tornando al mondo produttivo e ai giovani, lei ha toccato un tema cardine che è quello della formazione, quindi mi sembra che sarà nuovamente al centro del suo operato anche per il prossimo mandato. Assolutamente, in realtà non mi sono mai fermata, quindi stiamo andando avanti per quanto riguarda gli ambiti dell'ITS, perché come dicevo siamo riusciti a creare in collaborazione con l'ITS Energia Ambiente, che c'è su Arezzo, un corso calibrato sulla meccatronica e l'elettronica, che mi auguro possa essere ben frequentato per dare risposta, dicevo, sia di opportunità lavorative ai giovani che alle aziende, ma stiamo cercando, visto anche che arriveranno dal PNRR in ambito dell'ITS, di creare altri ITS, di spostare degli ITS sul nostro territorio anche in altri settori, perché c'è il settore per esempio agrario, c'è quello della ricezione, ci sono tanti altri settori che nel nostro territorio sono importanti e dove si cercano professionalità di questo tipo. L'altro grande progetto è il settore moda. Il mio obiettivo è quello di creare una scuola di moda pubblica sul territorio del Valdarno, che sia un po' il centro della moda toscana, proprio perché le aziende che già ci sono continuino a restare e a crescere sul nostro territorio, e si possa attrarre anche nuovi marchi, perché questo è un indotto, quello della moda d'eccellenza, che è uno dei punti cardine e uno dei punti di forza del Valdarno. Sindaco, io la ringrazio per il suo tempo, per la sua disponibilità e gentilezza come sempre, ovviamente un augurio di buon lavoro a lei e a tutta la giunta, e a risentirci presto allora. Grazie per l'invito, presto.
Grazie, grazie a Silvia Chiassai, confermata sindaco nel comune di Montevarchi. La dottoressa Chiassai svolge anche il ruolo di presidente della provincia. Noi adesso rientriamo in studio, un piccolo break pubblicitario e poi torniamo con Step, Economia e Territori. Eccoci, eccoci, bentornati con Step, Economia e Territori, il format di Confindustria Toscana Sud. Abbiamo aperto questa puntata parlando con il confermato sindaco del comune di Montevarchi, la dottoressa Silvia Chiassai, che svolge anche il ruolo di presidente della provincia di Arezzo. Come anticipato in puntata, in queste puntate andremo a sentire i sindaci dei vari territori che erano protagonisti del turno elettorale. Abbiamo iniziato la settimana scorsa con il sindaco Vivarelli Colonna di Grosseto, oggi Montevarchi, la prossima settimana avremo il comune di Chiusi e con loro ovviamente parleremo dei temi a noi cari, soprattutto il mondo imprese e mondo economia. E a proposito del mondo delle imprese, abbiamo collegato con noi il presidente della sezione metalmeccanica, il dottor Carlo Locatelli, ben trovato. Buongiorno, buongiorno Virginia. Allora, siamo vicini alla data del 15 di ottobre, scatta l'obbligo del Green Pass, questo è un impatto importante, complesso nel mondo del lavoro, lo commentavamo anche col sindaco Chiassai. Allora, presidente, vorrei un po' un suo polso della situazione, il confronto, so anche recente, con tanti colleghi legati al mondo della metalmeccanica, quindi i numeri della metalmeccanica sono molto importanti. Come si sta arrivando a questa data, quali saranno le problematiche, se ci saranno? Ma allora, le aziende come da inizio pandemia sicuramente faranno la loro parte, come hanno fatto per esempio nel partecipare alla redazione del protocollo nazionale di aprile 2020, quindi le aziende in questo senso, mi viene a dire, sono state durante questo periodo particolare sicuramente molto attente e hanno rispettato fedelmente le regole che ci siamo dati attraverso il protocollo, anche con il conforto e il confronto con le parti sindacali. Faranno altrettanto alla luce di quelle che sono quello che è il provvedimento che istituisce questo obbligo del Green Pass. Le aziende si sono organizzate per verificare fedelmente quelle che sono le certificazioni dei propri collaboratori, ma evidentemente qualche linea d'ombra c'è, qualche linea d'ombra ci sarà da gestirla. Stanno uscendo via via alcuni chiarimenti a dubbi particolari che possono emergere, ma credo che tutto sommato ci faremo trovare pronti. Mi viene a dire che le aziende sicuramente in qualche modo, pur partecipando a questa attività, la supportano da un altro punto di vista, perché c'è chi si è organizzato attraverso la nomina di collaboratori interni, ma c'è anche chi si è dovuto organizzare andando a cercare delle collaborazioni esterne, e quindi in qualche parte anche dal punto di vista economico dovranno supportare questo tipo di iniziativa. Va da sé che ovviamente le aziende associate a Confindustria sono assolutamente in linea con quello che è il dispositivo emesso dal governo, però ecco, alcune particolarità le vedremo solamente il 15 mattina, quando andremo a fare i controlli a campione sulle persone. Parlando invece di due altre emergenze su cui ci eravamo già sentite, ma su cui i dati, ahimè, purtroppo sembrano continuare a peggiorare, una è il caro delle materie prime, il caro prezzi delle materie prime, la difficoltà di reperire le materie prime, e l'altro è invece la tematica legata al costo dell'energia. Vogliamo anche su questi due punti, presidente, fare un po' un quadro della situazione, che è non facile ovviamente. Il paradosso è che dopo il lockdown e le difficoltà che abbiamo avuto a livello
livello lavorativo e ci metto aziende, lavoratori, comunque tutte le parti coinvolte, adesso abbiamo dei dati sicuramente migliori in termini di crescita, la liquidità che è stata, ha iniziato a essere messa nel sistema con il piano europeo PNRR sicuramente comincia a dare i primi frutti, e in questa, diciamo, in questa fase di potenziale ed effettiva ricrescita del sistema produttivo ci troviamo di fronte a queste dinamiche. Sono dinamiche, come ho sempre detto, dinamiche complesse, soprattutto dinamiche che non riguardano semplicemente il nostro microcosmo e penso all'Italia, ma riguardano veramente il mondo. Però purtroppo ancora ci sono aziende che hanno difficoltà a reperire sia materie prime ma anche semilavorati, soprattutto quello che emerge, che sul quale ci confrontiamo, è soprattutto rappresentata una mancanza di semilavorati per l'automotive. Ci sono delle aziende che veramente stanno mettendo in programma la possibilità di chiudere e di stoppare le linee di produzione, e questo in un momento in cui potrebbe esserci della crescita, e per crescita intendo sì maggiore produzione, maggiori volumi e quindi assunzioni e tutto quello che ne consegue, sinceramente è un peccato. Anche il tema dell'energia è un tema purtroppo a noi piuttosto caro, nel senso che come sappiamo l'Italia è un paese di trasformazione di materie, non abbiamo energie. In questo però mi viene incontro sicuramente tutta la tematica ambientale a cui il PNRR fa riferimento in maniera importante, ma allo stato attuale sicuramente quelli che sono gli aumenti e i riflessi sui costi di produzione sicuramente sono un deterrente a cercare di spingere maggiormente la crescita del mondo produttivo. Il governo ci sta mettendo mano, per adesso qualcosa è uscito, ma non si vedono ancora gli effetti immediati di questa iniziativa. Un'ultima domanda, lei è un grande esperto di mondo della formazione, allora vorrei rilanciare proprio dei messaggi ai giovani che ci seguono, soprattutto sul web e sui social, legati proprio all'attenzione al mondo formativo, alle tematiche da approfondire nel mondo della formazione per rispondere alle esigenze delle aziende, Presidente. Questo purtroppo è un gap italiano, le aziende hanno sicuramente bisogno di tanti profili tecnici e purtroppo non riescono a trovarli. Anche qua sembra che apparentemente la scuola si stia muovendo, l'università si stia muovendo. Ovviamente sono processi che hanno bisogno di tempi medio lunghi, ma sinceramente in un momento in cui abbiamo un tasso di disoccupazione giovanile che si aggira intorno al 30%, sentire che tante aziende hanno difficoltà ad inserire dei ragazzi non fa molto bene al sistema paese. Sicuramente è in discussione al Senato la riforma dell'ITS, che è un tema molto caro al sistema Confindustria e anche alle aziende che ne fanno parte. Vorremmo sinceramente riuscire a far passare un messaggio importante che va verso l'orientamento di ragazzi, di adolescenti, cioè mi rivolgo in particolar modo a quello che è la scuola media, cioè laddove si fanno le scelte per il futuro dei nostri figli. Evidentemente si può fare una scelta che tenga conto anche di quella che è la realtà della fabbrica,
perché la fabbrica, ricordo oggi, non è più quella di Teloriana memoria fatta di fumi e di ambienti oscuri. Oggi tendenzialmente si cercano tecnici specializzati che sappiano magari una o più lingue, perché il tessuto produttivo è fatto di tante aziende che esportano e quindi probabilmente ci si può realizzare anche attraverso una formazione scientifica. Quello è tecnica. Quindi quello che cercano le aziende in termini immediati nelle assunzioni sono sicuramente la parte di profili tecnici. Penso a chi fa montaggio, penso ai softwareisti, penso a chi fa progettazione meccanica. Ma allo stesso tempo vorremmo guardare un po' più avanti nel cercare di orientare le scelte dei ragazzi e delle famiglie di cui fanno parte i ragazzi verso le famose specialità tecniche che sono tanto care alle nostre aziende. Presidente, io la ringrazio, torneremo a sentirci presto su queste tematiche. Intanto ovviamente buon lavoro e un saluto a tutto il comparto della metalmeccanica del nostro territorio. Benissimo, ringrazio e rimando alla prossima, buona giornata. Allora, rientriamo in studio, grazie al Presidente Carlo Locatelli, un ultimo break pubblicitario e poi torniamo per l'ultima parte di Step, Economia e Territori. Rimanete con noi. Eccoci tornati insieme per l'ultima parte di questa puntata di Step, Economia e Territori, il format di Confindustria Toscana Sud, il racconto dell'economia a 360 gradi. Prima di chiudere questa puntata e di guardare ovviamente anche le principali notizie economiche nazionali con il Sole 24 Ore, abbiamo una graditissima ospite, la dottoressa Ilaria Cecchini, che è fra le fondatrici di Women at Business. Ben trovata, dottoressa. Buongiorno, grazie, grazie mille. Conta un po' di questo progetto, come è nato, quali sono gli obiettivi? Dunque, innanzitutto che cos'è Women at Business? Women at Business è una piattaforma di incontri professionali tra donne e aziende. Che cosa significa questo? Significa che abbiamo inventato un sistema per far sì che le donne abbiano sempre più opportunità per fare girare le loro competenze. La nostra missione è proprio quella di fare circolare le competenze delle donne, di creare un circolo virtuoso per far sì che le donne trovino una loro dimensione professionale in maniera semplice, efficace e, diciamo così, flessibile, che non è una caratteristica del nostro mondo attuale del lavoro. Quello che vogliamo essere noi è appunto uno strumento che crei opportunità. Come funziona? Funziona con un database a cui le donne si iscrivono, abbiamo creato un database a cui le donne si iscrivono, rispondendo alla domanda che cosa sai fare, quindi raccontandoci le loro competenze. Dall'altra parte abbiamo un database di aziende che supportano la nostra missione, il nostro progetto e cercano le competenze di queste donne. Quindi banalmente scrivono i loro job posting e un algoritmo unisce le richieste delle aziende, abbina le richieste delle aziende con le migliori competenze delle donne. Tra l'altro ricordiamo che ovviamente voi operate a livello nazionale, quindi qualsiasi persona, qualsiasi donna voglia mettere in circolo le proprie capacità, i propri skill, la propria ricerca nel mondo del lavoro, può a voi rivolgersi. Esatto, assolutamente sì, per le donne è tutto gratuito, perché proprio siamo nate con l'idea di dare un'opportunità in più alle donne. Sono le aziende che ci supportano con una fee annuale, grazie alla quale riescono a ricercare un numero infinito di competenze delle donne per le loro posizioni nell'azienda. Quindi è proprio un sistema che vuole essere piccolo, se vogliamo, cambiamento nel mondo del lavoro, per dare un'opportunità in più a tutte. Tra l'altro ricordiamo come il
tema del lavoro legato al mondo femminile sia un tema nel nostro paese particolarmente complesso, dibattuto, un tema che deve trovare delle soluzioni. In questo caso voi in questa tematica così complessa avete proposto qualcosa di molto, molto operativo. Quindi facciamo un esempio pratico, un prototipo di persona che vuol mettersi in contatto con voi. Quali sono gli step da fare? È molto semplice, basta andare sul sito womenatbusiness.com, iscriversi come donna, l'iscrizione è velocissima, molto, molto intelligibile, quindi nome, cognome, indirizzo email. Si compilano a questo punto le proprie competenze, quindi una donna deve pensare a tutto quello che sa fare, che può essere dall'essere un brand manager, un marketing manager, essere un ingegnere, essere un veterinario, quindi non ci sono limiti. Dopodiché compila quelle che sono le sue esigenze da un punto di vista lavorativo. Cosa significa? Abbiamo bisogno di flessibilità nel mondo del lavoro, perché per riuscire a far lavorare tutte le donne è necessario che ci siano diverse tipologie di offerte. Tante donne hanno dei carichi di cura straordinari, per cui riescono a lavorare soltanto poche ore alla settimana, ma perché non farle lavorare? Perché lasciarle a casa e sprecare le loro competenze? Il nostro sistema permette a tutte di trovare una soluzione, perché chiediamo loro che disponibilità hai, cosa che le aziende vedono subito, e quindi possono impiegare donne magari per lavori con i famosi part-time, verticali, orizzontali, in modo tale da dare opportunità anche in questo senso a chi ha meno tempo. Poi non chiediamo l'età, perché l'età è un grandissimo bias culturale, quindi si può capire la seniority di una donna, ma non le chiederemo mai quanti anni ha, ma quanti anni hai lavorato. Quindi cerchiamo proprio di invertire un pochino il paradigma, di cambiare. Dottoressa, io intanto la ringrazio per la sua testimonianza e per il lavoro che insieme a tutte le sue colleghe sta ponendo su questo tema. Quindi vi ricordo il sito Women at Business, magari torneremo a sentirci anche prossimamente per degli sviluppi, e ci auguriamo ovviamente che tante aziende toscane vadano a sostenere il vostro progetto. Intanto grazie per il suo tempo e per la sua disponibilità. Grazie a voi, grazie mille Virginia, grazie, a presto. Grazie, grazie davvero Ilaria Cecchini. Allora, andiamo a dare uno sguardo ai principali titoli del Sole 24 Ore di oggi, dai portuali ai camionisti. Ecco le categorie con più Novax. Ovviamente il tema dominante è quello dell'avvio con il 15 di ottobre dell'obbligo del Green Pass sui luoghi di lavoro. Dai controlli alla privacy, 20 domande e risposte sul Green Pass per i lavoratori. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'ipotesi fuoriuscita virus dai laboratori non è esclusa, quindi torniamo alla grande questione di come si è sviluppato e diffuso il Covid. Le borse europee intanto in rialzo, Milano è la migliore, corre il banco BPM, gas, prezzi e volatilità record, e questa è l'altra tematica ovviamente è complessissima legata all'aumento dei costi dell'elettricità. Fine lavori, sale spese dal 31 dicembre, le tagliole per il super bonus 110% e i bonus ordinari. Questi i titoli del Sole. Vediamo anche quelli di ANSA, dell'agenzia ANSA. ANSA apre questa mattina con il limite delle 48 ore di anticipo per i controlli, Green Pass, le aziende potranno richiederlo in base alle esigenze organizzative. Scorriamo nel decreto al Consiglio dei Ministri, rifinanziate altre 13 settimane della CIG Covid. Nel provvedimento domani sul tavolo del Consiglio dei Ministri anche la sospensione delle imprese con il 10% di lavoro nero. Porti e tir, rischio paralisi, la stretta del Viminale, Palazzo Chigi, non c'è allarme blocchi, oltre l'80% del personale è vaccinato. Strage in Norvegia, 5 morti, l'aggressore è convertito all'Islam. Ai lavoratori dell'Italia arriva la metà restante dello stipendio, accreditato questa settimana, è il segnale che la partita sul marchio è sbloccata. Stasera l'ultimo volo all'Italia. Questi titoli dell'ANSA. Chiudiamo con il Corriere della Sera.
danese, 37 anni, si era convertito all'Islam. L'aggressore dell'attacco, l'assalto con arco e frecce nel buio, 5 morti. Così l'Egitto ha cercato di nascondere la verità su Regeni. Le 13 accuse del PM, avvia il processo a Rebibbia. Pensioni svalutate per il calo del PIL, cosa sapere? Green Pass, i camionisti all'ombra del ricatto, tensione per i blocchi annunciati per domani, il rischio sciopero mascherato a Milano. Questi titoli del Corriere della Sera. Allora, si chiude qui questa puntata di Step. Io come sempre vi ricordo che potete rivedere questa come tutte le puntate, con tutte le testimonianze del mondo degli imprenditori, degli ospiti che si collegano o ci raggiungono qui in studio, all'interno dell'apposita sezione Step del Web TV di Canale 3, il nostro partner tecnico, oppure sulla pagina Facebook di Confindustria Toscana Sud. Vi do appuntamento alla prossima settimana, come sempre continueremo a parlare di economia, di imprese, del mondo delle istituzioni, quindi un racconto a 360 gradi dedicato ai nostri territori. Grazie per la vostra attenzione e buona continuazione.